Buongiorno, sono Alessandro Marconi di Pips Fishing. Faccio una veloce analisi sui grafici a 4 ore alle ore 8 di mattina del 9 agosto 2018, giovedì. Qui si chiude e si va sui grafici. La roccia aperti. Eccolo qua. Allora, euro-dollaro. Euro-dollaro si è un pochino distaccato dal canale precedente e ha un attimino che metto la lavagnetta per scrivere. Tanto faccio questo. Eccola qua. Il canale precedente che era questo praticamente. Allora, questo qua si è un pochino staccato, ok? È sceso. Ora siamo vicini allo zero di Fibonacci e siamo tornati su. Ricordo, questi sono grafici H4. Le medie sono sopra, quindi dobbiamo prediligere operazioni short. Sempre che non rompa la media rossa a 50 periodi, al che bisogna fermarsi e aspettare. L'indicatore qui sotto di forza del trend attualmente è neutro, per cui anche se ha già fatto la freccina al rialzo, questa la fa anticipando un pochino la possibile entrata. Prima viene creata la freccina. E poi viene confermata dall'indicatore in basso, in salita o in discesa, con le barre blu e rosse. Quindi diciamo che ci attendiamo che la media 50 fermi la momentanea salita, anche perché qui si vede abbastanza bene, c'è un ex supporto che dovrebbe diventare resistenza, qui ha già respinto il prezzo. E poi dovrebbe riprendere a scendere. Se non fa così, bisogna attendere che il prezzo salga sopra la media ultima, la 100, questa, per cercare di ritornare all'estremità superiore del canale. Ok, poi EURGBP, dopo una lunga fase transitoria di trading range, eccola qua. Ha iniziato a fare dei cicli di salita abbastanza regolari per essere un cross, il cross fra i più importanti fra l'euro e la sterlina. E attualmente chiaramente è in salita. Ora bisogna vedere appunto più che altro l'euro sembra che se si gira ancora a ribasso, qui rimbalza come ho detto prima e inizia a tornare giù, la salita si interromperà. Probabilmente la sterlina non ha finito di indebolirsi, però siccome questo è l'incrocio fra l'euro-dollaro e la sterlina-dollaro, se l'euro si indebolisce, non spinge qua più in alto, probabilmente intorno al 61,8 o dov'è già ora, è facile che si fermi e inizi a fare un ritracciamento. Quindi qui siamo con la visione long, però potrebbe dopo questa onda continua rialzista fare un discreto ritracciamento verso il 50%, che è sempre uno dei livelli più importanti di Fibonacci. Andiamo a Eurocard. Eurocard graficamente è abbastanza bello perché dopo la fase anche qui di trading range ha rotto a ribasso, ha fatto già una prima onda confermata con i massimi inferiori a quelli precedenti e minimi inferiori, ha fatto un'altra onda che ormai è completata, ha ritracciato a cavallo della rossa, cioè quella la media 50 periodi esponenziali, e
E qui graficamente ha ripreso a riscendere, dovrebbe disegnare una nuova onda ribassista con dei minimi inferiori ai minimi precedenti, ovvero sia dovrebbe arrivare a 1,4971, cioè allo zero di Fibonacci. Quindi qui potremmo già entrare con un rapporto rischio-rendimento almeno di 1 a 2, perché metteremo lo stop sopra i massimi fatti e andremo a cercare come primo target lo 0. Qui non ha ancora dato sull'indicatore inferiore il segnale rosso, vedete qui per questo indicatore non c'è ancora abbastanza forza ribassista per entrare. Però, visto che il trend ha fatto un'onda completa, anzi due onde complete, e si accinge a fare la terza, potremmo anche provare a entrare alla svelta prima di avere la conferma dall'indicatore inferiore al ribasso. Andiamo su Euro-Yen. Euro-Yen è bruttino. Bruttino perché dopo questo massimo è iniziato a scendere, ha proprio invertito qua. Attualmente dopo questa falsa rottura per tornare al ribasso è stato confermato l'ultima onda ribassista dal prezzo. Ora le medie sono tutte sotto, a parte questo piccolo incrocio che non è arrivato alla 50, diciamo l'ha testato. Quindi qui mi aspetto una prosecuzione della discesa, anche se non mi piace che ogni volta che prova a andare giù su questo supporto, vediamo quant'è più o meno, eccolo qua, su questo supporto che ha 128 e 54 circa, pips più, pips meno, si è fermato di nuovo. Questo ormai, se bisogna entrare short e seguire le onde del trend ribassista, io direi di attendere la rottura di questo supporto, perché non vorrei che facesse qualche scherzo. In ogni caso, anche se torna un po' su, se facesse un comportamento analogo a questo piccolo ricracciamento, cioè il 23,6 non riesce a superarlo, qui sarebbe un'entrata ancora più sicura per portarlo almeno poi al 14,6, a 128,22. Quindi qui bisogna aspettare o che riscenda subito e rompa questo supporto, oppure che risalga e non ce la faccia a superare questa resistenza del 23,6, allora si rientra con più tranquillità short. Eurocard non mi piace, perché è vero che è uscito da questo lungo box che è durato praticamente da giugno, e l'ha rotto all'inizio di agosto. Però i grafici che fanno così, vediamo anche in precedenza che bisogna un pochino essere prudenti. Ora comunque sembra che si sia attestato sotto il 23,6, che è una buona notizia per andare short. Naturalmente le medie sono tutte sopra al prezzo e ha dato già anche il segnale, perché la media, questo indicatore si basa sulla distanza della media a 50, sulla distanza e sull'angolazione delle candele rispetto alla media. Chiaramente per lui va bene short. Effettivamente si potrebbe anche dare per buona la discesa fino al 23,6,
6, eccolo qua, e il rischio rendimento sarebbe buono. Sinceramente, al solito ne tengo uno stop qua sopra. Si arriva a avere un 1 a 2, anche un pochino di più. Quindi anche qui andiamo per lo short abbastanza tranquilli. Qua vedete, ha fatto questo candelone brusco di ribasso che non è detto possa ripetere una volta superato questo livello qua. Andiamo sul cable, lunga discesa per i fatti anche politici, macroeconomici. Qui c'è il livello di 1,28 netto, che è abbastanza importante, e come Fibonacci ci siamo appoggiati sul 14, scusate, sul 114,6, perché lo 0 era qua. Ho girato Fibonacci e vedete il video che ho già fatto se non sapete come fare, perché l'ho spiegato, e ho girato, e quindi ora ci sono le estensioni che mi guidano nei successivi step del prezzo. Siamo fermi su 114,6 e vediamo un pochino se ha ancora la forza di scendere. Qui chiaramente siamo short, cerco che provare a entrare ora. È un po' tardi, io aspetterei un pochino. E cercare rimbalzi su un trend che viene giù con questa pendenza, cioè un trend forte. Perché lo chiamo forte? Perché i piccoli tracciamenti non arrivano neanche, eccola qua, alla media 21. Quando un trend in rialzo o in ribasso fa delle onde senza ritornare neanche alla prima media che incontra, cioè alla 21, si chiama forte con il mio metodo. Però appunto andare long, il trend è troppo sparato a ribasso. Io non oserei, poi ognuno si gestisce come crede. Andiamo a sterlina yen, la situazione è un pochino più netta, perché ha fatto questo breakout del livello oltretutto zero. Quindi qui c'è la volontà di scendere, di andare allo scalino seguente per quanto riguarda chiaramente i supporti. Oltretutto qui non vediamo neanche direttamente un supporto vicino su 4 ore, per cui qua, se vogliamo provare a scendere ancora, accompagnare la discesa, dobbiamo aprire il grafico almeno al daily e vedere con il daily dove si appoggia. Qui dovrò, non l'ho ancora fatto perché è successo di recente, dovrò girare Fibonacci, lo 0 mi diventa il 100. E dopo il 100 ci sono 114, 123, le estensioni che a quel punto evidenzieranno i successivi scalini della discesa, ancora prima di vedere i livelli statici sul daily. Andiamo su GBP/CHF, stesso discorso di GBP/Yen. Qui ha fatto la rottura dello 0 già da un po'. Qui, una volta girato Fibonacci, vedremo le estensioni per seguire gli scalini dove si appoggia. E infatti, anche come misura, vedete il 14,6. Voglio vedere in diretta il 14,6 dallo 0 sono 135 pip. Vediamo quanti ne ha fatti ora a scendere, più o meno. Dallo 0 fino al minimo 130, vedete? Qui si è appoggiato, ovvero attestato, il 114,6, anche se non si vede, ma ormai a occhio lo capisco abbastanza.
E anche qui lo stesso discorso, conviene per rientrare short attendere un ritracciamento verso lo zero, non è detto che ci arrivi, però lo zero è importante, altrimenti non era la base di tutto l'ultimo movimento, e poi rientrare in short appena si vede che ricomincia a scendere. Passiamo al dollaro contro lo yen, su 4 ore è laterale, le medie sono orizzontali e qui chiaramente si vede che c'è questo, scusate, c'ho un po' di tosse, il 110,70, 71 fa da appoggio sugli ultimi swing. E non è un supporto molto, molto lavorato precedentemente, lavorato in questa zona, però poi qui l'ha superato, per cui dunque, cosa dire, cosa suggerire? Qui suggerire di stare fermi. Al limite è più facile, vedendo attualmente il grafico, che il dollaro risalga e voglia fare uno swing per ricercare i massimi, a meno che non rompa il supporto qua velocemente, c'è la rottura qua, c'è la rottura già fatta qua, per cui sarebbero due indizi che ci spingono a cercare una discesa, però attualmente, finché non rompe questo supporto qua, io starei fermo perché qui il prezzo è molto imbrigliato. USD Card, va bene così. USD Card, anche qua c'è stato l'inizio di una discesa, però qui c'è stato un bel tentativo andato sopra la media 100 di risalita, si è fermato solamente sul supporto, sull'ex supporto che ora è diventato resistenza, e è stato respinto al ribasso. Io qui non c'è ancora un chiaro segnale di ripartenza short, secondo me. Almeno finché non siamo sotto a questa fascia, che 61,8 è anche un pochino più in basso. Io direi di orientarmi su questa fascia qua. Vito. Una volta che si è rotto questo, si può provare a cavalcare la discesa verso almeno il 50%, però attualmente ho paura che questo supporto ultimo, oppure addirittura il 61,8, fermi la salita, la discesa che ha iniziato, perché oltretutto l'angolazione della discesa è molto blanda. Andiamo su USDCHF, che dovrebbe essere un po' lo specchio di euro-dollaro. Anche qua la situazione è molto incerta, c'è questa ultima fase di trading range che proprio non promette niente di nuovo, di buono. Non sa il prezzo se scendere e arrivare magari qua. Io qui starei fermo, starei ancora fermo, perché la situazione, anche a vedere come sono disegnate le ultime candele, guardate dov'è, eccolo qua, guardate qui. Cioè non sono swing, no, non sono nulla qui. Questi
questi anche pattern, uno smentisce l'altro, niente da fare. Per ora su USB CHF bisogna stare fermi. Audio USB, stesso discorso, audio USB su 4 ore, c'è il movimento del grafico di tipo C. Il tipo C sarebbe un tipo di movimento, uno dei tre movimenti che può fare il grafico, e è spiegato nella sezione degli abbonati. Per farci operazione, questo grafico non è l'ideale, non ha un trend definito, però attualmente potremmo trovare, mettendo uno stop qua più o meno, ad andare short verso la parte inferiore, perché il grafico fino ad ora, da praticamente la fine della discesa in area ultimi di giugno, zona temporale ultimi di giugno, ha praticamente fatto questo movimento. Se uno vuole provare a tragare questo cambio, audio USB è un cambio, l'unica cosa logica è provare ora che è nella parte superiore del box, cercare di portarlo nella parte inferiore, anche se chiaramente l'indicatore sotto non può dare segnali perché le medie sono piatte, quindi per lui dicevo qui non c'è forza, media piatta uguale assenza di forza, di trend. Andiamo sul DAX, abbiamo finito le valute. Il DAX c'è da vedere se mi conferma questa visione ciclica. Fino adesso me l'ha abbastanza confermata. Sono cicli su 4 ore, ricordo. Prima un pochino più corti, poi si è allungato con un ciclo di 21 candele a 4 ore. L'ultimo ciclo lo ha fatto abbastanza regolare. Bisogna solo vedere se è finito il ciclo un pochino prima di 20 candele, come avevo supposto, oppure mi fa la chiusura con una lunghezza pressoché uguale al precedente. Attualmente sembra che sia ripartito, per cui se si sposta il cursore dell'ultimo periodo qua e si corregge e si dà per buono la fine di questo ciclo, l'ultimo ciclo a 4 ore è lungo 18 candele. 18 candele, cosa vuol dire questo? Che allora il nuovo ciclo iniziato dovrebbe salire, perché il tipo di movimento del ciclo è salita, apice della salita, possibile discesa. Se è un ciclo rialzista, l'inizio è più in basso della fine del ciclo, però in ogni caso dovrebbe fare una campana, la cosiddetta campana di Gauss, quella fatta in maniera molto regolare, qui un pochino meno, però sembra che sia finito il ciclo e ne sia iniziato un altro. Quando inizia il ciclo il prezzo sale, quindi sembra che bisogna cercare sul DAX attualmente entrate long. Se poi mi va anche sopra alle medie, che attualmente sono piatte, è una ragione ancora di più per cercare entrate a rialzo. Andiamo su il petrolio, che ieri ha preso una sberla con i dati, una bella sberla, ora sta recuperando. Però anche il petrolio, ha
Atladarci non è facile per niente perché è sostanzialmente in range, è in range con questo box. Eccolo qua. Questo è il box, il trigger range del petrolio. Ora qui chiaramente dopo questa discesa brusca ritraccia un po', rientrerà nel box e bah. Non saprei cosa dirvi. Se volete provare a riprendere un po' di risalita fino almeno all'area delle medie, però la situazione qui è piuttosto incerta. Direi di attendere. A meno che, scusate, finisco il discorso, a meno che qua subito non si fermi sul 23,6, senta questo supporto e inverta di nuovo, allora vuol dire che veramente vuole scendere. Se non fa così e rimane in quest'area è molto rischioso. Faccio operazioni almeno a medio termine. Andiamo sull'ultimo cambio, ovvero sia sull'oro, sul principe delle commodity. Qui, che dire, la discesa sarà finita, non lo sappiamo. In ogni caso, se non siete entrati prima a ribasso, non è una buona idea entrarci ora perché siamo fermi. Siamo fermi da qua. E qui c'è un grosso ex supporto che fa proprio da tetto alla congestione. Siamo vicini. Come dico io in questi casi, facciamo perdere i soldi agli altri. Stiamo fermi e aspettiamo che cosa succede. Certo che se per qualsiasi ragione il prezzo invertisse veramente, avremo una lunga strada da fare in salita, almeno a occhio fino al 61,8. Se parte un'onda in buy, almeno al 61,8, che è un discreto percorso, ci dovrebbe arrivare. Attualmente bisogna solo aspettare i capricci del grafico, diciamo così. Io ho finito le mie analisi, dovrei essere anche stato abbastanza veloce. Sì, sono 27 minuti, perfetto. Vi saluto e vi do appuntamento alla prossima. Ciao.